Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia. Canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti qui in questo luogo suggestivo e anche che ci è molto caro, per celebrare la solennità di San Giovanni Battista, la sua nascita. E allora vogliamo vivere profondamente questa celebrazione, guardando all'esempio di San Giovanni. Vogliamo innanzitutto affidarci al Signore e chiedere a Lui il perdono per i nostri peccati. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà di noi, Cristo pietà di noi, Cristo pietà di noi. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo, o Dio che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intenti da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa di Dio, inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando il battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a prepararvi le strade. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: No, si chiamerà Giovanni. Le dissero: Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome.
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Come dicevo all'inizio, siamo oltre che più freschi rispetto alle altre sere, stasera anzi fa quasi freddo, e siamo anche tutti contenti di essere qui e mi fa piacere che siamo in tanti, è sempre così, sempre una bella presenza per la festa di San Giovanni, ma è bello ritrovarsi in tanti perché significa che questo momento, oltre che essere qualcosa che ci unisce a Dio, perché appunto apre le porte del cuore, ma ci unisce anche fra noi. Viviamo insieme questo momento e poi vivremo anche insieme la processione. Proviamo allora a farci guidare da questo santo che troviamo qui accanto a noi. Sappiamo bene di San Giovanni, sappiamo tante cose, che è stato il precursore, colui che ha riconosciuto Gesù, colui che ha preparato la strada a Gesù, lo ha indicato l'agnello di Dio con quel dito che indica appunto la venuta di Gesù. Sappiamo bene che è lo stesso bambino che ha sussultato nel grembo di Elisabetta quando Maria e Elisabetta si sono incontrate nell'episodio della visitazione. Ma oggi il Vangelo, in questo giorno di festa, ci invita a posare il nostro sguardo e la nostra attenzione in modo particolare sulla nascita di Giovanni, perché anche la nascita è un momento significativo. Vi ricordo che San Giovanni è l'unico santo, oltre alla Madonna chiaramente, di cui si celebra la nascita e la morte, si celebra due volte. In realtà anche San Giuseppe si celebra due volte con titoli diversi, ma San Giovanni oggi si celebra la natività e poi si celebrerà il martirio, per cui questo ci ricorda l'importanza di questo santo. Che cosa accade? Innanzitutto contestualizziamo tutto. San Giovanni nasce appunto dopo che i genitori avanti negli anni avevano desiderato questo bambino, lo avevano desiderato e a un certo punto si erano anche rassegnati, tant'è che al momento dell'annuncio a Elisabetta Zaccaria quasi si mette a ridere fondamentalmente. E che succede? Che gli si bloccò la lingua, non parlava più. Perché? Che segno è questo? È il segno della sua incredulità. Non perché il Signore volesse punirlo, ma semplicemente come segno perché non riusciva a credere al compiersi di ciò che il Signore stava facendo. Forse perché era umanamente irragionevole, incomprensibile che due persone avanti negli anni potessero avere un figlio, da tempo desiderato e poi mai arrivato. Infatti, anche alla nascita Zaccaria era ancora muto, non parlava. E come succedeva all'epoca, forse per fortuna non succede più,
Dopo la nascita tutti si presentarono a casa, parenti e quant'altro, a decidere al posto dei genitori. Ma figuriamoci all'epoca la mamma quanto potesse contare. Infatti ce lo dice pure il Vangelo. Andarono per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo, cioè gli altri che andarono, volevano chiamarlo con il nome di suo padre, ma la madre intervenne. Si chiamerà Giovanni. Forse questo è uno dei primi episodi di autodeterminazione della donna, oggi si dice. Cioè dove la mamma si fece forza per dire questa è la verità. Loro non ci credevano. Domandavano concenni a suo padre. Il quale che fece? Con una tavoletta scrisse Giovanni il suo nome. Non solo diede ragione a sua moglie, soprattutto nello scrivere Giovanni il suo nome, Zaccaria sbloccò quello che era stata la sua resistenza sin dall'inizio. Non credeva che potesse compiersi ciò che Dio aveva promesso, nonostante essere molto avanti negli anni, e a un certo punto ha dovuto dire sì, a Dio tutto è possibile, perché davvero si è compiuto. Infatti questo nome era il nome che era stato preannunciato, per questo la mamma voleva chiamarlo Giovanni, perché già nell'annuncio era stato detto che si sarebbe chiamato Giovanni. E per questo allora Zaccaria conferma, davvero riconosce in quel bambino la presenza di Dio. Allora, che cosa questo brano del Vangelo può suggerirci? Penso che a tanti di noi accada di vivere situazioni nelle quali ci sembra che le cose non possano andare diversamente. Noi magari speriamo in alcune situazioni, nel realizzarsi di alcune attese, aspettative, e poi vediamo che non succede. La nostra reazione è quella della delusione da una parte e della rassegnazione dall'altra. In queste situazioni, come reagiamo al Signore che ci dice non temere e abbi fede? Tante volte siamo i primi a dire no, non è possibile. Ormai non c'è più nessuna speranza. E questo lo viviamo su tanti punti di vista, personale e anche comunitario. Noi quante volte pensiamo, mi viene in mente questa cosa, pensiamo alla vita della nostra comunità, delle nostre piccole comunità, e diciamo ormai non c'è più nessuna speranza, dobbiamo solo aspettare che moriamo. Se noi andiamo in giro, questo si dice in genere. Però noi non dobbiamo essere chiusi a ciò che il Signore può compiere, perché può fare grandi cose, e lo ha fatto nella persona di Giovanni, il più grande dei nati da donna. Era colui che nessuno mai si sarebbe aspettato, nemmeno i genitori. Ecco, allora in quel nome c'è una portata grandissima, c'è il segno di riconoscere che Dio è davvero con tutto. E anche noi allora vogliamo non solo guardare all'esempio e alla radicalità di vita di San Giovanni, sappiamo che la sua radicalità è ciò che lo ha reso credibile, ma noi vogliamo innanzitutto fare come i genitori oggi. Di fronte alle nostre incredulità vogliamo chiedere al Signore il dono di saper credere, che davvero Egli può, al di là delle nostre capacità. E affidiamoci a Lui. Affidiamoci a Lui perché anche laddove le nostre speranze, le nostre attese ci sembrano impossibili e siamo rassegnati, il Signore può fare grandi cose, può cambiare la vita, cambiare la storia, come lo ha fatto con Gesù e come lo ha fatto anche nella persona del Battista, colui che ha indicato, preparato e accolto anche il Signore Gesù nella sua predicazione, perché il Battista è il primo che nei Vangeli incontriamo ad accogliere Gesù che predica il messaggio della salvezza.
Credo in un solo Dio. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore ci conosce per nome e fin dal grembo materno ha per ciascuno un disegno di salvezza. Certi di essere esauditi, invochiamo con fede il suo aiuto supplicando: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la Chiesa con povertà, fedeltà e coraggio continui a preparare la venuta del Signore fra gli uomini, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché i testimoni e profeti sappiano scuotere la nostra società dall'indifferenza e dal male, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché accogliamo la salvezza che ci viene dalla Chiesa e da ogni voce di bontà e di verità, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché ogni nuova creatura sia accettata con gioia nello stupore di un prodigio che si rinnova dall'alba dei tempi. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché genitori e figli, con il loro esistere e amarsi, diano gloria a Dio e parlino a tutti della sua bontà. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. O Signore, che hai colmato del tuo spirito San Giovanni Battista e gli hai dato di riconoscere il Salvatore, quando ancora era nascosto nel seno materno, rendici tuoi veri discepoli e testimoni della tua luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Numero 74. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il pane che tu ci dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli, Signore, infinita sorgente della
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo, Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Pasquale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giovanni, Marianna, Saverio e Maria Teresa, di Giovanni, Rosaria e Antonietta, di Giovanni, Donatina, Pietrangelo, Giovannina, Pasquale e Giuseppe, di Giovanni, Anna, Giuseppe, Fedora, di defunti delle famiglie Caputo e Cirillo, di Angelo, Vito Giovanni, dei defunti delle famiglie Petrozzino e Morano, di Pasqualina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che è segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
per la comunione ci regoliamo in questo modo. Io inizierò a distribuire la comunione alle persone che sono sulle panchine davanti all'altare, che magari restano ferme così che si evitano spostamenti, e poi mi metterò qui accanto a San Giovanni per la comunione a tutti gli altri. Numero 187. Voce di uno che grida nel deserto, convertitevi, il regno è qui. Sentieri. Alleluia.
purificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, rivendemi. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O mio buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno di te. Nell'ora della mia morte chiamami, e fa che io venga lodato con tutti i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa in festa per la nascita di San Giovanni Battista di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, vi ricordo che appunto adesso inizieremo la processione, magari ci organizziamo. La strada è già pronta, non è nemmeno molto pesante, per cui ci organizziamo un attimo per poterla portare. E niente, per il resto vi ricordo che da mercoledì riprende il Rosario al Carmine, nei giorni in cui non c'è la celebrazione della Santa Messa, riprende il Rosario nella Chiesa del Carmine alle ore 5:15, 17:15. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni Battista, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. San Giovanni Battista, prega per noi. Numero 513. Elisabetta, in quella zona mia meta, tu ritornasti un dì dall'alto di quel monte. Volgi lo sguardo intorno, fa che durante il giorno regni ognuno la fede per questa tua mercede. Ringraziamo cuore il nostro grande amore.
mar dell'essere, sii nostro veliero, sii prode condottiero, ande con me. Giovanni, grazia di Dio, figlio di Elisabetta, la gente di Agreta si stringe intorno a te. San Giovanni, evviva, evviva, e chi lo ma... Le due strofe. Dall'angel di Dio tu fosti annunziato, e prima d'esser nato a te venne il Signore, profeta e martire, amico, fratello. Con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, che benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Fine settimana arrivo, pure lo viene di pomeriggio. Viene di pomeriggio, ma sono solo per la mia figlia, la ciao Giovanni, ma che sono problemi? Faccio così, bella bella. Non so,